Per te che hai molti impegni sportivi. Per te che hai difficoltà nello studio. Per te che devi recuperare anni scolastici o conseguire il diploma. C'è l'Istituto Privato Fermi. L'Istituto Privato Fermi offre corsi regolari diurni e serali e ti accoglie con i suoi orari di lezione flessibili, le classi piccole, l'ambiente sereno. Vieni a trovarci, scoprirai che con noi puoi studiare ed essere felice. Istituto Privato Fermi, nelle due sedi di Carpi e Modena. Telefono 059 826776. La prima edizione estiva del Boldrini, una prima edizione bagnata. Sì, di estivo oggi, stamattina, di domenica non c'è nulla, c'è molto freddo, ma siamo imperterriti. Purtroppo abbiamo dovuto annullare il torneo 2007 perché sta piovendo molto forte e i bambini era giusto non farli giocare. Invece 2005 giocano perché hanno già giocato ieri. Ci sono 8 squadre, addirittura 2 squadre che vengono dalla bassa modenese, siamo veramente felici. Qui noi continueremo e proveremo a portare avanti il torneo, è il primo torneo del Boldrini estivo. E dopo l'esperienza di ormai più di 20 anni del torneo invernale proviamo a portare avanti anche nelle montagne modenesi questo torneo importante. Al di là della pioggia di oggi, insomma, soprattutto la luce della giornata di ieri, si può tracciare comunque un bilancio positivo di questa prima esperienza estiva del Boldrini che ha coinvolto quante società, quanti ragazzi, Paolo? Allora, le società nei 2005 sono 8, nei 2007 erano 6, quindi praticamente ci sono più di 200 bambini. È stato bello perché molte squadre sono venute ieri sera, hanno dormito qua, hanno apprezzato la cucina del posto e le bellezze di Montecreto. Senti, ci racconti un po' com'è arbitrare i bambini, è più semplice che arbitrare i grandi o più difficile? Allora, abituare i bambini è un po' più semplice rispetto ai più grandi, visto che non ho ancora l'esperienza e con i grandi la pressione è più grande. Come mai questa scelta di fare l'arbitro per il CSI? Da dove viene questa passione? Allora, la passione del CSI all'inizio è un mio amico che mi ha consigliato il CSI. Mi sono iscritto, sono arrivato al CSI, ho visto il locale, l'ambiente in cui si lavora e mi è piaciuto. Ho detto che questa è un'azienda seria. Mi sono dato da fare. E sindaco Leandro Bonucchi, non è stato un Boldrini fortunato dal punto di vista meteorologico, però nonostante questo, insomma, i ragazzi stanno giocando e si stanno divertendo. Sì, purtroppo il meteo non ci ha aiutato, però vedo che comunque stanno continuando a giocare, sono temerari, questo ci dà la forza di andare avanti. Voglio ringraziare ufficialmente il CSI per la bellissima collaborazione, perché grazie al Centro Sportivo Italiano Sezione di Modena siamo riusciti a mettere in piedi per la prima volta questo bellissimo evento. Montecreto vogliamo puntare sullo sport, quindi su tutte le discipline che si possono svolgere all'aperto e anche all'interno delle strutture. Siamo alle porte della stagione estiva, avremo tante altre iniziative, speriamo di proseguire nel migliore dei modi, ecco. Allora, mi dite di che squadra siete? Roveretana. Età? 9, 10. 10. 10. Quante partite avete giocato oggi? 6. 6 su 6 abbiamo vinto tutte. Tutte, tutte? Tutte. Allora siete bravi sul serio. Ci siamo allenati duramente. Spiegatemi questa cosa, giocare sotto la pioggia vi porta fortuna? Sì. Molto. Perché una volta stavamo pareggiando 0-0, all'ultimo secondo ho fatto una punizione, pallonetto e traversa gol, poi abbiamo vinto. Senti, e poi c'era la pioggia. Ma voi avete giocato anche ieri? Sì. E quindi questa notte siete rimasti a dormire qua tutti assieme? Alcuni. E vi siete divertiti? Molto! E vi piacerebbe ripetere questa esperienza? Sì!